La Fondazione Olivetti sin dall'inizio si è interessata a temi istituzionali, al mondo delle istituzioni, con un approccio caratterizzato da un lato da una posizione super partes nell'analisi delle istituzioni, dall'altro lato sempre guardando ad esse da un punto di vista comparativo. In questi anni abbiamo organizzato un certo numero di incontri su temi come i sistemi elettorali, i sistemi politici e più ancora su questioni di giustizia costituzionale. Sabato scorso, lavorando sempre su questioni un po' di punta e di frontiera, la Fondazione ha organizzato un workshop dedicato alla Cina, ma una volta tanto non semplicemente allo sviluppo economico e al miracolo economico cinese, un paese che in 21 anni ha moltiplicato per 8 il reddito medio pro capite dei suoi abitanti, ma ci siamo interessati all'analisi di questo originale sistema politico dominato da un solo partito che però sembra avere una struttura pluralistica al suo interno. Per analizzare il sistema politico cinese, la Fondazione ha invitato il professor Wang Shaowang, che insegna all'Università di Hong Kong, e il professor Gunther Schubert, che è un politologo e un sinologo tedesco, professore all'Università di Tübingen, e un certo numero di studiosi, questa volta del sistema politico occidentale, della democrazia occidentale, in particolare dell'Università di New York, di New York University, Adam Przeworski e Stephen Holmes, insieme al professor Roberto Dalimonte della LUIS, per dar vita a un dialogo tra specialisti della Cina e specialisti delle democrazie occidentali. Questo dialogo è servito a capire non solo, diciamo, la singolarità del sistema politico cinese, dove appunto un solo partito ha dato vita a un autoritarismo flessibile in grado di integrare domande e interessi diversi della società cinese e ci ha aiutato a capire, analizzando il sistema politico cinese, caratteri e specificità della democrazia occidentale. Questo dialogo, che è parso fruttuoso ai partecipanti dell'incontro, speriamo continui un po' qui in fondazione, un po' tra New York University e università cinesi, perché può aiutare, diciamo, a sviluppare un dialogo tra questi due poli della società contemporanea, la Cina e l'Occidente, che richiede certamente una migliore comprensione reciproca dei nostri sistemi politici.